Salve a tutti amici followers e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai nuovi arrivi di maggio 2024. Come sempre vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche. Ma ora andiamo con la lista. Gli studi Night Dive confermano finalmente che l'apprezzato sparatutto Cyberpunk sta per approdare su PlayStation e Xbox. La versione console dell'Odissea spaziale tratteggiata dal team Night Dive vanterà tutti i contenuti dell'edizione PC, restituendo a schermo un'esperienza interattiva caratterizzata da un canovaccio narrativo fortemente legato alle interazioni con lo scenario e alla costante sensazione di smarrimento provata dal nostro alter ego. La lotta ingaggiata dagli esseri umani contro la malvagia intelligenza artificiale Shodan quindi coinvolgerà presto anche gli appassionati del genere su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X ed S il 21 maggio. Homeworld 3 è un gioco di strategia in tempo reale che rappresenta un'evoluzione significativa della serie. Questa nuova iterazione promette di mantenere intatta la complessità e l'immersione tipiche della saga di Homeworld, introducendo anche nuove caratteristiche come le monumentali megastrutture spaziali chiamate megaliti. L'inclusione di una modalità cooperativa che integra elementi dei roguelike aggiunge un ulteriore livello di sfida e profondità al gioco. Nonostante lo sviluppo di un prequel, Homeworld 3 si presenta come un sequel tradizionale, ambientato approssimativamente 100 anni dopo gli eventi del precedente capitolo. Tuttavia è importante sottolineare che la trama non è l'unico elemento di attrazione di questo titolo. La sua combinazione di strategia in tempo reale e simulazione spaziale di alta qualità lo rende un'esperienza apprezzata dai giocatori. Con il suo rilascio previsto per il 13 maggio su PC, Homeworld 3 promette di offrire un'avvincente avventura nell'universo della strategia spaziale. Come non menzionare Indica? Si tratta di un gioco molto particolare in cui vestiremo i panni di una suora tormentata da Satana. Non c'è combattimento, ma sono presenti elementi molto videoludici che si contrappongono all'ambientazione della Russia del XIX secolo. È un'esperienza davvero intrigante, anche se il suo inizio non è chiaro fin dal principio. La demo disponibile sembra catapultarci direttamente in una fase avanzata del gioco, rendendo tutto ancora più misterioso. Tuttavia, questa peculiarità è ciò che lo rende così affascinante. È un titolo unico nel suo genere, capace di sorprendere anche i giocatori più esperti. La sua natura insolita, con un'avventura che ricorda quasi una sorta di missione di scorta con il diavolo, rende Indica un titolo che vale sicuramente la pena provare. Vi consiglio vivamente di dare un'occhiata alla demo. Il gioco completo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X ed S e PC, esattamente tra due giorni. Al settimo posto troviamo il Principe Errante di Persia. Sembra che stiamo per avere un'altra dose di Prince of Persia. Più di una settimana fa è stata annunciata l'uscita imminente di un nuovo gioco di Prince of Persia, sviluppato dagli autori di Dead Cells, Evil Empire. Questo studio di sviluppo ha collaborato con gli sviluppatori interni di Ubisoft, a Montreal, per assicurarsi che l'esperienza offerta fosse sufficientemente diversa da giustificare un nuovo gioco. Ciò che entusiasma particolarmente è che si tratta di un gioco nello stile di The Lost Crown, ma con elementi di roguelike. Un genere che Evil Empire conosce molto bene, come dimostra il loro successo con Dead Cells. Sinceramente, tutto ciò che si può vedere nel trailer sembra davvero interessante. Lo stile artistico è molto diverso da quello di The Lost Crown, ma c'è la sensazione che questo nuovo gioco possa addirittura risultare superiore. Ma staremo comunque a vedere. The Rogue Prince of Persia arriverà su PC il 14 di maggio. Passiamo in sesta posizione con Endless Ocean Luminous, il sequel di una serie di giochi lanciati nel lontano 2007-2008 su Nintendo Wii. E sebbene abbiano ricevuto recensioni decenti al momento del lancio, sembrano aver trovato un pubblico fedele nel corso degli anni. Nonostante le differenze, il nuovo titolo ricorda in qualche modo Subnautica, il che potrebbe essere la ragione alla base di questo sequel e gli sviluppatori potrebbero aver colto un'opportunità con saggezza. Tuttavia, è importante notare che Endless Ocean Luminous si distingue per essere più un'avventura di simulazione che un gioco di sopravvivenza. Pertanto, coloro che cercano un'esperienza simile a Subnautica potrebbero non trovarla esattamente qui, anche se è probabile che alcune caratteristiche del famoso titolo saranno incorporate. Sarà quindi interessante vedere come verrà accolto il gioco quando sarà disponibile esclusivamente per Nintendo Switch a partire dal 2 maggio. E rimanendo nei reami di Nintendo, passiamo a Paper Mario The Thousand Year Door, remake dell'acclamato Paper Mario, uscito nel 2004. Questa serie, originariamente concepita come seguito di Super Mario RPG, ha successivamente sviluppato una propria identità distintiva.
pur differendo significativamente nell'estetica rispetto a Super Mario RPG, condivide con esso alcuni elementi caratteristici, incluso il combattimento a turni. The Thousand Year Door mantiene fedelmente questo approccio, continuando ad offrire un'esperienza di gioco coinvolgente e ben strutturata. Molti appassionati considerano questo capitolo il punto di riferimento della serie di Paper Mario, lodandolo per il suo sistema di combattimento a turni, mentre alcuni titoli successivi sono stati criticati per aver abbandonato questa formula. Attendiamo quindi la sua uscita su Nintendo Switch il 23 di maggio. Continuiamo con World of Goo 2. È un evento sorprendente considerando che il gioco originale è stato rilasciato ben 16 anni fa nel 2008. La sua straordinaria ambientazione, con una rappresentazione unica e un tono leggermente inquietante, ma al contempo affascinante, ha reso il primo capitolo un'esperienza memorabile. Il bilanciamento tra una grafica accattivante, puzzle basati sulla fisica coinvolgenti e meccaniche di gioco tattili e divertenti ha reso World of Goo un successo indiscusso. Con l'annuncio del sequel verranno aggiunte nuove meccaniche e altre novità che i creativi dietro il gioco hanno in serbo per noi. L'introduzione di nuovi tipi di Goo Ball promettono di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco, confermando l'attenzione dei creatori per l'innovazione. World of Goo 2 sarà disponibile per PC e Nintendo Switch a partire dal 23 di maggio. Al terzo posto troviamo Nine Souls, un platform action caratterizzato da splendide grafiche interamente disegnate a mano. Prima ancora di discutere del gameplay, è impossibile non apprezzare la bellezza artistica di questo titolo. L'attenzione al dettaglio, le animazioni fluide e il design dei personaggi e degli sfondi sono straordinari, conferendo al gioco un'estetica incantevole. Attualmente è disponibile una demo su Steam e, se siete interessati, vi consiglio vivamente di provarla. Ciò che è stato presentato nella demo è estremamente divertente e offre un ritmo unico rispetto ai classici platform action. Sorprendentemente, il gioco offre anche una trama intrigante, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Va notato che il combattimento ispirato a Sekiro si concentra principalmente sulla deflessione, offrendo una sfida avvincente ma accessibile. Nine Souls promette di essere un'esperienza coinvolgente e ben realizzata. Il gioco quindi sarà disponibile su PC, PlayStation e Nintendo Switch a partire dal 29 di maggio. Al secondo posto troviamo Ghost of Tsushima, Director's Cut, un gioco incredibilmente affascinante e divertente che finalmente farà il suo debutto su PC. Questo titolo open world, spesso paragonato a un Assassin's Creed moderno, è noto per la sua straordinaria bellezza visiva e il gameplay coinvolgente. La versione Director's Cut non è una novità dato che è stata rilasciata alcuni anni fa, ma offre una serie di aggiunte e miglioramenti che rendono l'esperienza ancora più appagante. Tra le novità ci sono la modalità ultra-wide per i monitor più larghi, che sono sicuramente un gradito aggiornamento. C'è voluto quindi parecchio tempo per vedere questo titolo su PC, ma in ogni caso il gioco promette di offrire un'esperienza indimenticabile. L'uscita di Ghost of Tsushima Director's Cut è prevista per il 16 di maggio. E come un trono che si erge nell'oscurità dell'Averno, infine abbiamo Senua Saga Hellblade 2. È difficile trovare le parole adatte per descrivere la profonda intensità di questo gioco. Hellblade: Senua's Sacrifice ha già dimostrato di essere un'opera d'arte, esplorando la schizofrenia in modo unico nel panorama videoludico. Tuttavia, le differenze grafiche tra l'originale e il tanto atteso Hellblade 2 sono davvero notevoli. Le animazioni umane sono sorprendentemente realistiche, immergendo il giocatore in un'esperienza coinvolgente e angosciante. Realizzato con la Real Engine, questo gioco promette di offrire un'esperienza visiva straordinaria ed inquietante. Onestamente, ragazzi, non vedo l'ora di provarlo per continuare la storia cupa e avvincente del primo e per esplorare un mondo dominato dalle ombre, e ovviamente per ammirare le straordinarie capacità grafiche che si celano dietro a questo nuovo titolo. Senua Saga Hellblade 2 sarà disponibile su PC e Xbox Serie X ed S a partire dal 21 maggio. E questo è tutto per il video di oggi, ragazzi, come sempre vi ringrazio per la visione e scrivete pure nei commenti qua sotto qual è il titolo che state aspettando di più nel mese di maggio. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video con nuovi contenuti. Ciao a tutti!